Bentornati ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale. Oggi nuova reaction a un nuovo programma che si chiama Ti spedisco in convento. Ho paura di ciò che sto per vedere. Ce l'avete chiesto in tantissimi. Questo qua mi sa tanto di collegio, Questo mi sa di collegio 2. Di maleducazione. Sì, so già che mi innervosirò come piace a voi. Molte ragazze inseguono la cultura dell'eccesso. Già mi piace la doppiatrice. La doppiatrice? Sì, tanta roba. Se affrontassero un percorso spirituale, riuscirebbero a vivere... No, però mi imbarazza. Se affrontassero un percorso spirituale... Certo, sicuramente cambierebbero. Certo. E se a loro insaputa le spedissimo in convento? Sì, proprio a loro insaputa. Sicuramente loro non lo sanno, guarda. No. La loro missione le porta ad accogliere nel convento di Trani 6 ragazze tra i 18 e i 23 anni. Oh, mamma mia. Trani dov'è? Dove ci sono tanti trani che passano, che tu li devi... Oh, Cristo! Buongiorno! Non è proprio Cristo... Però siamo lì comunque. Ma che cazzo è che si sveglia alle 7 di mattina? Tutte le persone che vanno a faticare. Per mantenersi. Per mantenerla. Ma giusto anche. Stili di vita incompatibili. Che cazzo sei? Che cazzo sei? Sto nervosendo solo la sigla iniziale. Chissà che cosa ci sta per aspettare. Lei è Suor Carolina, una donna forte e saggia. Grande Suor Carolina. Suor Carolina is the new Petolicchio. No. No? Dai. La peto. Per il successo sarei disposta a fare qualsiasi cosa. Vabbè. È già questa frase. La dice lunga su di te. Convinta di partecipare al programma che le farà affermare nel dorato mondo dello spettacolo. Loro quindi pensano di andare in un programma di influencer. Ma no, io non ci credo. Ma neanche io non ci credo mai nella vita. Passioni attualmente non ne ho. L'unica passione che ho è bere e divertirmi con gli amici. Vabbè, obiettivi di vita molto interessanti. Se ho voglia di fare qualcosa che non si può fare, lo faccio lo stesso. Ora voi immaginate anche solo per un secondo se tutti quanti ragionassero così, ovvero niente obiettivi, niente hobby, niente passioni, soltanto fare cose illegali che non si possono fare. Immagina se tutte le persone del mondo fossero così, cioè saremmo già estinti, no? Sì, a voglia, ci saremmo già ammazzati gli uni con gli altri. Sanno di poter contare su una squadra di tutto rispetto. Sister! La squadra c'è Gesù e c'è la Madonna così. Sì, e gli angeli con i pompon. Pensa se becco qualcuno di famoso, qualche rapper così. Qualche rapper. Sì. Rapper che sono all'organo però. Alleluia. Ecco, il rapper che troverete è quello che canta Alleluia. Secondo me stiamo andando in una bella villa con alcol. Musica? No. Musica sì. Destinazione sconosciuta. Destinazione paradiso. Paradiso, speriamo. No. Lo sanno. Vanno a dire destinazione paradiso. Guarda caso, destinazione paradiso, no. Vabbè. Sta salutando Maignara. Oh Cristo! Buongiorno! No, è fatto apposta. Guarda cosa dice. Non lo so però, attenzione, non lo so. Ciao, come ti chiami? Chiara, piacere. Ciao Patrizia. È un po' imbarazzata, però mi sembra abbastanza normale questa Chiara. Sembra carina come ha risposto. Per sì. Secondo me pensa che sia solo un'accoglienza, che poi arriva alcol. Sono so Carolina. Chiara! Ti guardavo là, dicevo, mi auguro che si chiama Chiara. Ma perché? Che senso? Anche perché io quando ho conosciuto Alice mi auguravo si chiamasse Alice. Hai visto? Amo, che si Luca. Amo. Amo. Ti aiuto? No. Tu questo. Sì. Io prendo questo. No, mi piace, già questo gesto che ha fatto è carino. Sì, è vero. Non ti preoccupare, tanto sono un bel camionista. Sono un bel camionista. Ti amo? Mi ami tu? Certo, ti capo. Lei ama tutti, ama tutti. Io ho sempre odiato le sorprese. Aspetta. No, sei quello che ti aspetta. Buongiorno. È stata bellissima la sua reazione. Aspettavo. E che si aspettava? Adesso sono con le mie sorelle. Però già due che hanno reagito bene, dai.
Mizzica, speriamo che continui così. Oddio, oddio. Che situazione. Oddio. Oddio, aiutami tu. Perché la guardano così però, dai. Noi cerchiamo di imitare Gesù in questo sguardo. Cioè, tipo così? Cosa ne sapete voi di come guardava Gesù le persone? E no, loro lo sentono dentro. Ah, lo sentono, giusto. Ma posso darvi del tu? Certo, sì. Certo. Cioè questa ha chiesto. Almeno l'ha chiesto, dai, dai. La di prima, ciao amo. Ciao amo, ti amo e tu mi ami. Anche se delle suore, ma noi ti vogliamo già bene. Ok, va bene. Attenzione che già Alice si commuove, clickbait, togli subito che monetizziamo, vai piangi, piangi, piangi. Perché ti sei commossa? Perché ha detto, anche se delle suore sei a casa, mi ha fatto emozionare questa cosa. Oh, che carino che sono. Fanculo. Sei carina, sei carino. Speriamo di trovare il nostro principe, no vabbè. Benvenute! Ma no! E qui la bestemmia esce facile. Sì. Siete sorelle, siete uguali. Anche voi siete sorelle. Oh mio Dio! Il nostro motto è bombe so. Tutti ci vedono dicendo bombe so. Cosa devo commentare? Pettino i miei brividini. Ho detto speriamo di trovare il principe azzurro. Troverò Padre Pio quello. Alle 7 ci svegliamo. Sì, certo. Alle 7:30 preghiera, ma dobbiamo pregare per forza. 7 sveglia, 7:30 preghiera delle lodi e meditazione. 8:30 celebrazione eucaristia. Colazione. Eucaristica. Colazione, attività di lavoro. Oddio, lavoro, che brutta parola. Pranzo, attività condivisione sul tema del giorno eventuale. Boh, me ne voglio già andare. Ma dove cammina? Evi, non hai capito forse? Che galline. Evi, non hai capito forse. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. No. Ah, tu sei alta, mamma mia, ciao. Madonna, che portamento che ha questa, brava, bella. Possiamo salutarti? Sì, sì, piacere, Anna Maria. Possiamo salutarti? Se, se. Simpatica come una mano in verticale dritta per il culo. Come questo. Beh, sei giovanissima, 18 anni, immagino che cosa hai dentro. Tante energie, tante energie. Sì, certo. Ah, sì, sono piena di energie. Ma questa morente. Mamma mia. Oh, oh, eccola. Due valigie. Due valigie, raga. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Nanda. Nanda. Sì. Nanda. Blanda. Randa. Nanda. Fanda. Ma piantala. Sono pronta per pregare. Brava. Con voi. Sì, già di... Wow! Noi vogliamo semplicemente una cosa, che voi siate voi stesse. Ok. Mm. No, voi non volete quello, ve lo garantisco. Proprio lo stesso dubito. Ah. Mi sembra una bellissima cosa. Ok. Sono sicura che riusciremo a fare questo. Che bello. È impossibile che questa sia così carina e tenera. Perché? È impossibile, nasconde qualcosa dentro, perché è troppo carina, troppo dolce, troppo tenera. Non è possibile. Qui incontreranno per la prima volta Maria Lucia, la postulante. Grande Lucy! Questa è la postulante. Sei la catechista? No. Sei la catechista. Certo, e noi aiuteremo voi con gli outfit. Gli outfit delle suore, ti immagini tutte colorate, tutte rose già. Allora, giornata della cura di sé, che cosa significa? Amare se stessi e oh, che noia mortale. Ridatemi il collegio, ridatemi il collegio. Turpilo è vietato origliare e spettegolare. Non si può origliare e spettegolare, cioè io praticamente sarei espulsa subito. E loro prima hanno origliato per vedere quando loro arrivavano. È vero, sì, vabbè, però Gesù lì non stava guardando, era girato dall'altra parte. È vietato usare il cellulare. Secondo me una già la perdono, una se ne va. Puoi andare via, per favore. Cioè, questa ha detto al cameraman vai via. Ma vai via tu, scusami. Cioè, questo sta lavorando lì 1300 euro al mese deve sfamare una famiglia e questa ragazzina dice vai via. Stoppare la mia vita, le mie relazioni, per cosa? Ma torna a casa. Torna a casa, ma nessuno ti obbliga, torna a casa. Oddio, che vergogna. Quelle pregano.
Così, mentre le suore condividono la preghiera, loro condividono la trasgressione. Oh, dov'è la festa? C'è il vino di amici! Qualcosa mi dice che si sono guardati bene il collegio. Perché c'è il vino? Ah, il sangue di Cristo. Sì, tutta la messa, credo. Io vivo per il weekend, cioè noi viviamo da lunedì al giovedì aspettando il venerdì, il sabato e la domenica. Siamo in due. No, siamo in tutta la terra che fa così. Tutti aspettano e vivono, cioè, per il weekend. Chi è che ama il mercoledì? C'era che c'è chi di voi che ama il martedì sera. Che è successo, Chiara? Posso andare in bagno? Ti accompagno, lo sai? No, non ci voglio. Posso venire con te? No, non ci voglio. Un secondo. In che senso, scusa? Qual è il momento opportuno per intervenire, aiutarla a superare, se Dio vorrà. Se Dio vuole, se Dio non vuole... Cioè, no, se Dio vorrà, non se tu vuoi migliorare per te, no, se Dio vuole. Se Dio vuole. Sento tanto amore da voler dare, da poter condividere con loro. Grande Sor Giulinda, come si chiama? Giulinda, che Giulinda! Grande Giulinda! In convento, dopo le 22, scatta il silenzio. Per stare dentro la vostra stanza, basta, perché questa non è un luogo comune. Non ci vuole. Ma te ne vai a dormire? No, io non ti prendo perché sei una ragazza intelligente, prima di tutto, e non siamo ancora sotto di fare cosa. Ma che entrata in scena figa ha fatto? È scivolata con le sue ciabattine. Qua ci voleva il preside del collegio che diceva: spulsa. Lei è espulsa dal convento. È andato a prendere il vino. Vedi, te l'ho detto io. Sì. Per quello che vanno in camera. Ma che è sta roba? Sì, ma richiamo che fanno Marrakesh quando c'è la preghiera. Ma cambiate le casse, non si sente niente. No, dai ragazze, è l'ora di svegliare. No. Ma magari mi svegliassero così a me. Ma è manco da piccola mi svegliava. Veniva con la ciabatta. Svegliati, catino! Stanno venendo? Ti truccano per andare in chiesa? Da quello che ho capito? Ma chi è che sta dormendo ancora? E la biondina che ieri sera non voleva andare a dormire. Ah, la sera da Leoni e la mattina... Foglioni. Insieme, noi siamo gemelle, siete insieme. Un beso! Grande! È fatto al gioco però sì. Il vecchiettino lì. No, così no. Questo no. Ad oggi voglio avere il pieno controllo della mia vita. Nessun altro può dirmi cosa devo fare. Io mi immagino questa che tipo passa col rosso, la fermano. Io faccio quello che voglio. Nessuno mi può imporre che devo passare con il verde. Se voglio andare con il rosso, passo con il rosso. Mangia qualcosa, non hai fatto neanche colazione. No, e loro vanno vieni fuori. Vieni qua, Nanda, vieni qua. Loro mi fricco. No, questa io voglio che se ne vada subito. Ma donna, che maleducata. Allora, voglio dormire, allora, dormo, ascolta. Voglio mangiare, mangio. Ma vai a casa tua a fare questo, scusa. Mi sta venendo nervoso, mamma mia. Voglio mangiare, mangio. Vuoi mangiare, vuol dire dico, ma chi cazzo sei? Chi cazzo sei? No. Che mi devi dire che cazzo devo fare? Chi cazzo sei? No, per me no. Cioè, per me questa... Vabbè, dai, non... Raga, io ti prego, non prendete esempio assolutamente, perché no. Sono veramente delle ragazzine maleducate. Io non vorrei mai essere nei loro genitori. Vediamo chi sa giocare meglio con queste palle. Che personaggi le gemelle. Così, mentre in campo è in corso un'appassionante partita di palla prigioniera, poco distante Suor Carolina sta giocando una partita altrettanto importante. Oh, ma quella suora è brava, ci sa sì. fare. Sai cos'è OnlyFans? No, questo me lo devi spiegare, non è la prima volta che sento. È un social dove puoi mettere qualsiasi cosa. Ecco, ok. Ma qualsiasi cosa si sente proprio qualsiasi cosa, a parte sì. i contenuti sessuali. Sì, però chiaramente lo usano per contenuti sessuali. Per me è anche un modo per esprimere me stessa. E non hai pensato mai che si può esprimere in un altro modo? Sì. Vabbè, quello ognuno fa quello che vuole, cara suora, e... Quello non c'entra nulla. Non c'entra nulla. Se uno vuole fare nudo, che faccia nudo. Io, tipo, se non mi vergognassi, anch'io lo farei. Sai quanti soldi ti fai? Ma io mi vergogno, scherziamo. Quello che la gente deve capire, anche la suora in questo caso, è che ognuno... Col suo corpo è a casa propria, può fare ciò che vuole. Certo. Se lei a casa sua vuole fare nudo, può farlo. Quello invece che la ragazzina non capisce è che invece in altri luoghi ci sono delle regole che vanno seguite. Sì. Nanda, perché ti chiudi? Mi sta facendo OnlyFans i contenuti. Che c'hai? Stress. Perché? Ma perché piange? Io non so più come faccio, ti giuro.
o per prendermi ne vado. Dove l'ha preso il telefono, tra l'altro? Ha detto che l'ha rubato. Quindi sapeva dove l'hanno ritirato. Esatto. Nanda? Ci sei? Ma Nanda si è addormentata, raga. Penso che questa domanda è fondamentale farcela. Che cosa cerchi? Cazzo ne so di cosa cerco io nella vita, cioè... I soldi! A parte quello. Sì, è finita! È finita questa gonnina! È finita! È finita! Sono libero! Sono libero! Raga, io non so se ne portiamo un'altra, Solo se fa tantissimi like la portiamo, se vi piace ve lo scrivete nei commenti, perché... è un programma abominevole, orribile, peggio del collegio, e ce ne va. Se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like. Faremo la seconda parte solo se supererà, penso, i 40.000 like, perché... Esatto, se non li supera, no. Quindi se lo volete a tutti i costi lasciate un sacco di like e vi porteremo le altre puntate. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! È la prima volta che spero che non lasci un like nel mio video. Dai! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia! Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate, la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.